Amici di Lumismatica, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a fare una cosa veramente interessante. Andremo da un numismatico professionista, Paolo Noris, come avrete visto da titolo, ed andremo ad acquistare un 5 lire in alta conservazione, altissima conservazione, e soprattutto a vedere un po' come si svolge e come funziona il lavoro di un professionista del campo numismatico. Prima di partire vi ricordo l'iscrizione al canale, il commento qui sotto, la condivisione e soprattutto voglio ringraziare per questo video Salvatore che è un nostro abbonato, uno tra i primi, abbonato all'ultimo livello di Lumismatica Plus. E grazie a questo abbonamento ha avuto la possibilità di suggerirci e, tra virgolette, commissionarci questo video. Quindi, per qualsiasi cosa, ringraziate Salvatore qui sotto, anche perché questo contenuto è fruibile per tutti e tutto nasce da una sua idea. Quindi, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con questo nuovissimo video. Per vedere tutti i contenuti esclusivi di Lumismatica Plus, clicca il bottone abbonati qui sotto. Fallo! Amici di Lumismatica, sono in partenza per la Lumismatica Noris, ci aspetta un bel viaggio, si trova ad Albino, quindi ci vediamo tra pochissimo. Amici di Lumismatica, siamo qui con il numismatico Paolo Noris, gli faremo giusto qualche domanda, un grande esperto, un grande professionista del settore. E gli chiedo subito, per iniziare, lei quando ha iniziato a collezionare, da come è nata questa passione per la numismatica e soprattutto per le monete anche più antiche? È iniziata quando ero molto giovane, a 12-13 anni, con delle banconote che mi furono regalate. Vabbè, l'inizio è stato con una piccola banconota che mi regalò un mio maestro alle elementari, certo maestro Carbone, una diretta di carta che ho ancora, e da lì è nata un po' la piccola passione, ma proprio piccola, per poi procedere quando mio padre mi regalò all'età di 12-13 anni un album di banconote estere, e da lì ho cominciato a studiarci sopra, così a evolvere pian piano, andare ai convegni, i convegni di Bergamo, questi qua, quando avevo 15 anni, abbonamenti a cronaca numismatica, così. E poi è stata un'evoluzione, ho cominciato prenderci passione, a comprare banconote, a comprare monetine di poco conto, perché se sai meglio di me che quando si è giovani le possibilità sono... Un percorso, quando si è giovani le possibilità sono limitate e per pian piano ci ho preso passione tanto. Tant'è che a una certa età ho cominciato a fare i mercatini dell'antico, tutte le domeniche, ho conosciuto collezionisti, colleghi. Poi ho cominciato a andare ai convegni numismatici con il tavolo. Andavo dell'Emilio Tevere a far periziare le monete, è stata una bella esperienza, un buon insegnamento, è stato importante. E da lì ho cominciato a collezionare, anche a commerciare. È stato un percorso molto lungo, ma diciamo che è una gavetta che poi ha servito, insomma. Sì, una cosa un po' graduale, piano piano. Come penso che tutti abbiano, cioè non puoi nascere a 40 anni numismatico e farlo come lavoro, devi avere un bagaglio di esperienze dietro. Di conoscenze che ti possano permettere. Anche perché di errori. Capita ad esempio ad alcuni che anche in giovane età possono ereditare qualche collezione, anche completa. Sì, ma quello è, diciamo, il motivo per cui ti inizia la passione, però poi l'imparare la cosa ci vuole tempo. Sì, uno studio che uno poi studio che sia sui libri, che sono indispensabili, ma anche sul campo, che lo ritengo anche altrettanto indispensabile, insomma. Frequentare gli ambienti dove prendi le monete in mano, perché va bene i libri, sì, però tenere le monete in mano, vederle, sì. Il falso, non falso, vedere esperienze, errori, tutte queste cose ti portano poi piano piano e poi dedizione. Anche tanta voglia. La numismatica, diciamo, è anche incontro dal vivo. Spesso adesso col Covid c'è stato tutte le varie chiusure, la possibilità di non riuscire ad incontrarsi. E anche noi, ad esempio, qui su Lumismatica col gruppo Telegram abbiamo fatto degli incontri, diciamo, online. Però non è la stessa cosa, no. Non è come abbiamo fatto noi, ad esempio, quest'anno. Siamo andati per la prima volta al Verona Phil e non è la stessa cosa. No.
Lì ci si incontra proprio di persona. Sì, ma poi è un modo di condividere la passione, anche un semplice pranzo insieme, è molto più... Poi diciamo, questo è la numismatica, la moneta va vista prima di comprarla, cioè devi vedere, controlli il bordo, guardi tutto, la conservazione, impari, perché se tu compri solo online, a me non piace, poi per l'amor di Dio... Forse perché nasco proprio sui banchi, su all'aperto. Poi è anche più difficile online, nel momento in cui magari non hai ti mandano una foto fatta con una particolare luce. Esatto, la vedi esatto, bene, esatto. Diciamo. Il lustro magari non lo vedi, il video. Sì. Tanto che si tratta magari di una moneta di poco conto, uno la compra anche online, la moneta importante, tra virgolette. Secondo me va vista, ecco. E poi, ad esempio, io ho sempre avuto una filosofia: nel momento in cui devo comprare una moneta importante, voglio sempre che sia periziata da un professionista, in modo tale da avere la certezza sia sullo stato esatto. di conservazione esatto. e sia poi, non tanto perché c'è anche questa discussione sul fatto che le perizie aggiungano valore o meno alla moneta, però in realtà secondo me sono una garanzia poi anche per chi acquista, ma anche per chi la vende, insomma. Uno contesta la moneta, io sono sicuro che è la mia, insomma, no? E tu vai tranquillo che ci fosse qualcosa che non va, ti fai riferimento a chi l'ha periziata, insomma. Uno si deve anche assumere le sue responsabilità. E vorrei chiederle invece, rispetto alla carriera da numismatico, cioè se adesso una persona che ci sta seguendo, che colleziona e vorrebbe prendere e diventare un numismatico, naturalmente con un percorso negli anni, lei che consiglio gli darebbe a una persona che vorrebbe appunto fare una carriera e passare dall'essere semplice collezionista a diventare un professionista a tutti gli effetti? Spirito di sacrificio. Sacrificare del tempo libero, tanto sacrificio del tempo libero, frequentare gli ambienti numismatici, che può essere un circolo numismatico del paese, i mercatini, perché c'è anche lì, anche se molti li snobbano, però ci sono delle esperienze da fare anche lì, piccole magari, però sono utili, e tutti i convegni numismatici ai quali uno può partecipare vicino alla propria città, frequentarli, vedere monete, far domande, prenderle in mano. Poi quando uno ha un minimo di cultura, un minimo di bagaglio, cominciare magari con qualche vendita sul posto, insomma. Aprire anche una partita IVA non è mica la fine del mondo, insomma, anche se uno fa un altro lavoro, nel frattempo può aprire una partita IVA, provare, vedere come va. Certo, ci vuole tanta voglia di fare. Sabato, la domenica, alzate presto, sacrificio, però poi se uno ce l'ha nel sangue poi ti porta ad avere un risultato. Sì, dà proprio anche una soddisfazione, direi, questo. Perché diciamo che fare della tua passione un lavoro, secondo me è una delle cose più belle alle quali uno possa ambire. Perché fare un lavoro che ti appassiona è tanta roba, secondo me. Sì, ci si sveglia anche, diciamo, con lo spirito giusto. È bravo. Alla mattina. Bravo. E giusto su questo punto, così chiudiamo anche questa bellissima intervista, la moneta che è la più appassionata e che le è passata tra le mani in tutti questi anni della sua professione? Ne ho avute tante di monete tra le mani, magari non possedute tante belle, però che ho avuto il piacere di avere in mano, che poi non ho più visto personalmente, è la moneta prova di Vittorio Emanuele III del Metto Prova. Ho avuto il piacere di vederla tanti anni fa dal povero Angelo Bazzoni, e quella è una moneta che mi colpisce molto perché è talmente rara e bella che non la dimenticherò mai. Quella è una moneta che non ho mai avuto, che mi ha colpito molto. La moneta che io preferisco, che ho anche avuto, è l'80 lire di Vittorio Emanuele I, moneta che mi piace molto, tutta la monetazione di Vittorio Emanuele I mi piace molto, un po' come tutto il regno di Sardegna, in alta conservazione, su monete bellissime. Poi ho tanti ricordi di monete particolari, però insomma, quelle più importanti sono queste.
Allora la ringrazio per questa intervista e le chiedo infine dove è possibile contattarla, eventualmente richiedere i servizi suoi professionali. Ma in rete si trovano tutti i miei contatti da Facebook con Numismatica Noris o il nostro sito www.numismaticanoris.it, dove ci si può collegare anche al nostro shop online, dove abbiamo un discreto stock di materiale, o Instagram, tutti i contatti vari. Comunque Numismatica Noris in rete sostanzialmente, si trova tutto. Perfetto, la ringrazio, Grazie a grazie te, mille. grazie a te. Ci tengo molto a ringraziare Paolo Noris per aver condiviso il suo tempo e aver dato la disponibilità per questa bellissima intervista. Spero che vi sia piaciuta. Adesso voglio farvi vedere più nel dettaglio tutti i pezzi che ho comprato e quelli che ho periziato da Paolo Noris. Ve li farò vedere con calma. Partiamo subito dal pezzo forte che avete visto all'interno del video. Il 5 lire del 1876, un pezzo veramente, veramente, veramente stupendo. Un qualcosa di incredibile alla vista. Non ho nemmeno le parole per descrivere questo pezzo, perché ha un lustro di conio che possiede tutt'oggi, dopo centinaia di anni dalla coniazione di questo pezzo. E è un pezzo che stupisce, stupisce proprio io la prima volta che l'ho visto, sono rimasto così per qualche minuto, infatti non avevo mai visto un pezzo in così alta conservazione. È una moneta che consiglio a tutti di avere in collezione. Lo scudo è una delle mie monete preferite, naturalmente prima viene Vittorio Emanuele III, però poi gli scudi mi piacciono molto, mi sono appassionato soprattutto negli ultimi anni a questa tipologia di monete, perché oltre ad essere di una certa pesantezza e di un certo spessore, sono monete che hanno anche una bellezza, secondo me, intrinseca a questa moneta. E passiamo poi all'altro pezzo che in realtà ho recuperato da un altro collezionista e ho portato semplicemente a periziare. Parliamo di questo 20 lire in oro di Umberto I del 1883. Anche questo, un pezzo favoloso. Sempre, naturalmente, il fascino dell'oro c'è. In ogni 20 lire che vi ho portato qui sul canale l'ho sempre sottolineato e in ogni marengo che vi ho mostrato ho sempre detto che per me l'oro ha un fascino a sé, quindi già questa moneta parte con un gradino in più, quindi è già sul gradino del podio. Poi c'è anche il fatto che è in alta conservazione, di conseguenza anche questa ha un buon lustro dei fondi. E quindi non c'è altro da dire, anche questa lascia senza parole come moneta. Poi l'altra monetina che ho acquistato è questa una lira del 1906, anche questa una bella moneta, Aquila Sabauda, una lira 1906, non è un anno raro, però è una monetina comunque in alta conservazione, periziata tra SPL e fior di conio, che ha il suo fascino. A me piace di più, sinceramente, il 2 lire, anche per una questione di dimensioni della moneta, però anche la 1 lira è bella, mi mancava all'interno della collezione e quindi andrò volentieri ad aggiungere tutte queste monete. E quindi ci tengo a ringraziare ancora Paolo Noris per la sua disponibilità, per avermi permesso di acquistare questi bellissimi pezzi. Vi ricordo, tutti i contatti li trovate qui sotto nella descrizione. Ringrazio ancora Salvatore per aver ideato questo video, averci permesso di registrarlo e noi ci vediamo al prossimo video. Quindi se volete abbonarvi e fare anche voi una commissione di qualche video, scrivete qui sotto, abbonatevi, c'è il link, c'è il tasto, quindi ci sono tanti modi per abbonarsi. Fatelo, alla fine sostenete il canale, sostenete questo progetto e noi vi porteremo e vi ripagheremo con tanti progetti molto interessanti, perché ne stiamo veramente sviluppando tantissimi. Siamo al lavoro su qualcosa di grande che vedrete verso metà settembre, pressappoco. Ed è un qualcosa che secondo noi darà molta importanza e farà aprire gli occhi a molte persone su certe cose che stanno accadendo in ambito numismatico. Ma non voglio dirvi niente, niente di più, non voglio. Ci vediamo, ciao!